Wow. Buonasera. Buonasera. Si vede che avete fatto danza, sai? Vero. Si vede che vi hanno anche respinto. Tu dovresti anche stare zitto. Grazie, cioè, carino. Lei dovrebbe stare anche Grazie. Zitto. Grazie, almeno noi ci proviamo, scusa. Ma non comunque, è che... stasera è una serata danzante, come possiamo dire. Perché qui danzante? Al Comici 37, che perché allegra, spensierata. No, prima di tutto noi stasera poi si va a ballare, vero? Si va a ballare. Brava. Non ecco, è che quindi... allo spettatore interessi cosa fate dopo, interessa della trasmissione. Oddio, ma è pesante, non si può mai dire nulla. No, sì, allora cominciamo subito, seri, buonasera a tutti. Dovete, dovete dire una parola. Una parola. Semplice. Uno, due, tre, la sigla! Brave! La guardate, ho fatto. E guarda, come? Io sono qui, metto davanti. Cammini in t'azzarda a correre perché da così fai. Rockero! Buonasera, rockero! Ecco lei un. Che fa così. Quanto sei cretino? Quanto sei. Devo cercare l'amore. Ma l'amore arriva quando sei pronto. In macchina io venivo da Arezzo verso Firenze. Allora l'ho detto prima io, perché sono arrivato prima io qui. C'è l'orario d'ufficio tutti i giorni dalle 10 alle 10:05. Pure il suffo fa fischio. Se monti davanti vedrai meglio. Faccia così con la testa stando zitto. Che vuol dire far così e stare zitto? Che voglio dire? Sì. Guarda altri indiani, oddio! Apri la porta, c'ho il babbo vestito da prete. Ma cosa fai, babbo? Guarda, è una fantasia di mamma. Bravo, bravo, fammelo. Gelato. Aia! Oddio! Ma non sei Piera! Ma stai scemo! Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Comici 37. Eccolo lì, mi sono intortata subito questa volta proprio, in apertura. Il nodo della lingua. Non c'è speranza. No. Ma partiamo subito dal primo ospite di questa sera. Mi raccomando, non ti annodare la lingua paura, perché nei confronti di quest'uomo sono legato da un debito affettivo ed economico. Ma che devo fare io con questo? No, fammi un lavorino a modino. Ma perché... cosa devo fare? Fammi un bel lancio. Ma non ne posso più. Fammi un bel lancio. Servimi bene quest'uomo. Su, dai. Ladies and gentlemen. Signori e signori, yes. Ladies and gentlemen, Michele Crestacci. È lui! In carne ed ossa. Arrivederci. Sì, grazie. Guarda la gentilezza di quest'uomo. Bene, io sono venuto apposta qui a Firenze per parlarvi di una cosa che ho a cuore proprio. Io vivo in un monolocale a Livorno, un metro quadrato, 130.000 euro. Mi sembra anche preso bene perché... praticamente sì, hanno frazionato un monolocale di 20 metri quadrati, ce l'hanno fatti 20 da un metro. È comodo, un metro quadrato, ho messo anche lo spazzolino nel muro, così mi lavo i denti la mattina. Sì, devi stare attento al costo del bate perché è un macello. Però insomma, mi trovo bene. L'altra sera mi sono preso l'insalata triste, quella di polisterolo, quella, no? Quella che c'è sempre la donnina in fondo al frigo e cerca la scadenza più lontana. Che ci hanno inventato, secondo me, l'aceto balsamico apposta per dare un senso a questa insalata e non sa di nulla. E poi ho preso due uova. Allora mi sono fatto l'uovo al tegamino e l'insalata, va bene? Triste, mi metto lì a tavola, sono lì perché sto a dare la forchettata all'uovo, mi sono al telefono. Pronto? Sì, pronto? Parlo con la famiglia Crestacci? Ma guardi, io vivo solo, lei chi è? Sono Simone di Telecom Italia, volevo parlare con la famiglia Crestacci. No, gli ho detto, vivo solo. Sì, ma io sono Simone di Telecom Italia, volevo parlare con la famiglia Crestacci. Guardi, prendo lo scooter, 3 minuti, questo è il numero, 0586, è il numero della mia mamma, questo qui. Così mi telefono a casa e gli rispondo, sì, in coro, con viva voce, sì, siamo la famiglia Crestacci. Ah, non faccio battute. Vabbè, Simone, allora di scena, lei mi telefona, cosa le serve? Lei naviga? E guardi, io sono di Livorno, non c'ho nemmeno un gommone, li voglio di... Ah, lei non naviga, il computer ce l'ha? Non c'ho nemmeno il computer. Ah, quindi lei non naviga, non c'ha computer e non c'ha famiglia. Ma perché non si dà fo'? Ma ecco, ma Simona, ma allora di scena, ma perché? No, comunque non si preoccupi, praticamente con l'offerta della Telecom, il computer glielo mandiamo noi, poi con un piccolo aumento della bolletta di qui al 2075, lei ce lo ripaga. L'offerta si chiama We Fuck You and Not Me di Telecom Italia. Ma gli faccio, no, guardi, grazie.
non mi sembra un'offerta vantaggiosa. E io mi invento una scusa, ecco, questo ve lo consiglio anche a voi, inventatevi la scusa. Allora, scusa Simona, praticamente gli dico che vendo la casa. Guardi Simona, grazie, ma molto probabilmente vendo la casa, apro un prosciuttaio a Sydney. Fa, perché a Sydney? No, è perché a Sydney voglio essere un cervello in fuga anche io, va bene? Ma lei non è nemmeno laureata. Sì, ma intanto fa la fuga, poi la laurea, insomma, si vede. Comunque, grazie, uguale dell'offerta, già capito, io vendo casa. Vabbè, non si preoccupi, lei ha la sua famiglia, butta giù il telefono, rivado verso la parte camino. Ta, sto per la forchettata, mi risuona il telefono. Pronto? Sì? Parlo con la famiglia Cristacci? Guardi, siamo tutti, c'è la mia nipote, la mia nonna, la mia zia. Sembra il pranzo di Natale. Mi dica, sono Patrizia di Wind in Fossato, ho saputo che l'ha chiamata Simone Telecom Italia. Ecco, ma se vi telefonavate fra di voi, invece rompo il leone a me, no? Fai, ma non ci abbiamo la tariffa you and me. Ho capito. Comunque noi facciamo la stessa offerta, in più a 10 euro in meno al mese, in più ai primi 100 abbonati c'è di regalo un mini pimer. Ah, comodo. Cosa ci faccio, scusi, con mini pimer? Guardi, è una tecnologia nuova, senza fili, wifi, ci scarichi i minestroni. Allora mi rinvento la scusa, gli faccio, guarda, grazie Patrizia, ma vendo casa. E molto probabilmente vendo casa, apro uno che fa i ponci a Oslo, perché ho saputo fa freddo a Oslo. Il poncino, la vela, la mandarina, va bene? Vabbè, comunque grazie, la richiameremo noi, semmai li faccio io e la mia famiglia. Grazie di tutto, fa, vabbè, non ci preoccupi, auguri, spero che venda la casa presto. Vabbè, grazie Patrizia, butto giù il telefono, vado allo parte camino, lo butto via, l'insalata la butto via, mi risuona il telefono. Pronto? Sì? Parlo alla famiglia Cristacci, sì? Lei chi è? Sono Mario della Gabetti Immobiliare, ho saputo che vende la casa. Ma va, ma ragazzi, ma è roba da matti. Stavo appunto pensando che ciascun regista ha avuto dei grandi maestri, allora mi chiedevo, quali saranno stati i grandi maestri del nostro regista, Le Pelle Cool? Grazie. Io sono stato fortunato, capito? Perché, per esempio, no, che ne so, io sono nato nel mondo del cinema, mio padre, a Federico Fellini, lo chiamava a Federico, per esempio, capito? È Federico Fellini che chiamava mio padre Taxi, un tassista, no, però io ho fatto, ho avuto veramente tanti maestri. Per esempio, un giorno ho fatto colazione con Wim Wenders, capito? Ho fatto colazione con Wim Wenders e c'era Wim Wenders che faceva colazione, per esempio con le cozze, perché lui ama le cozze, capito? Cioè, a un certo punto mi ha detto Le Pelle Cool, la vedi questa cozza? E adesso non la vedi più, mi ha fatto lo scherzo, capito? Ha fatto lui, amava gli scherzi e mi ha fatto capire che il cinema è scherzo, capito? E allora ho fatto un film di paura, capito come? Ho fatto un film di paura che comincia così: schermo nero, babà mia tutto cielo, babà mia. E invece no, c'è un pianista che suona il pianoforte e che fa così: tum, la morte. Tum, la morte. Tun 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 tun. La morte, 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 morte! È uno scherzo, capito? Io ho avuto tante idee nella mia vita, capito? Ho avuto un sacco di idee, però me le hanno rubate. Per esempio, no? Per esempio, il film Titanic, l'ho fatto io, per esempio, capito come? L'ho fatto io. Per esempio, il film cominciava così: schermo nero. Santo cielo, che paura lo schermo nero! E invece no. C'è questa signorina così, no? Che sta con le braccia aperte, va bene? E c'è un uomo dietro. E lei dice: ho bisogno della tua bocca. Ho bisogno del tuo respiro. Ho bisogno dei tuoi muscoli. E lui dice, tutto contento, dice: vuoi forse un bacio? E lei dice: no, voglio forse che mi gonfi i braccioli perché stiamo affogando, capito? Finisce il film, capito? E un secondo finisce, capito? Ma che ne so, per esempio, Ghost, l'ho fatto io, capito? Ghost, veramente, l'ho fatto io. Il film cominciava così, con lo schermo nero. Santo cielo! Fa sempre paura lo schermo nero, eh? Sempre. E invece no, c'è una donna, va bene? Una donna che così che dice: Patrick, sei morto! Patrick, sei morto! Patrick, sei... Ah! Patrick, sei vivo! Oh! Meno male, giusto in tempo, tesoro. C'è da buttare l'immondizia, vai per favore, vai, capito? Finisce. Oh, poi che ne so, ho fatto anche il film su,
sul tradimento, va bene? Mm? Ho fatto film sul tradimento e film sul tradimento l'ho fatto così, eh? C'è una donna che dice al suo amante: amore, adesso come facciamo con mio marito? Che facciamo? Allora lui dice: no, glielo dico io a tuo marito che noi due stiamo insieme, va bene? E lei dice: ma come? E come glielo dici? Come glielo dici? E come glielo dici? Cornuto, cornuto, così glielo dico. Va bene. Alla conferenza stampa di questo film mi hanno chiesto: ma maestro, per esempio, no, mi hanno chiesto: maestro, per esempio, ma queste donne che per stare nel mondo del cinema sono un po' disposte, diciamo così, a tutto, va bene, sono un vero problema per il cinema, E ho detto: sì, è proprio un vero problema. Sono troppo poche! Grazie, ragazzi! Purtroppo è venuto il momento di separarci per qualche minuto. Ma dobbiamo torniamo, fare una piccola pubblicità, vero Francesca? Esatto, pubblicità e poi torniamo. A tra qui poco. A Comici 37, non vi muovete, eh.